Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo daily vlog. Oggi sarà super interessante, anche perché ho da recuperare un po' di giorni. Però sono contentissima perché finalmente ho di nuovo tra le mani la mia piccola videocamera e quindi sarà tutto più semplice, spero. Adesso sto finendo di montare il daily vlog, penso quello che avete visto prima di quello del laser ai tatuaggi, anzi adesso vi do anche un update così se vi interessa vi faccio vedere com'è a distanza di 3 giorni la situazione. E sto impazzendo ovviamente tra il telefono e il computer, mi sto inviando i file in casino. Comunque vi faccio vedere l'aggiornamento tatuaggi, perché oggi è il terzo giorno. Diciamo che rispetto alle scorse volte la botta si è sentita. Questo, come vedete, è ancora rosso intorno più che altro, però non mi ha fatto particolari bolle d'acqua o non mi ha dato particolari problemi, anzi, quando mi sono tolta la fascia dal primo giorno, già dalla sera, appena l'avevo fatto, l'ho lasciato così e basta. Idem quelli sulle mani, sono ancora un po' rossi, però fattibile, tutta come cosa. Il problema sono quelli colorati, perché si vede che ha ribattuto 2 volte, sia con il laser per i colori, quello specifico per ogni colore, sia poi per il nero. Intorno, quindi è come se la pelle avesse avuto un doppio urto. E infatti, a parte mi si era gonfiato tantissimo ieri era proprio tanto tanto gonfio. Poi la sera mi sono scoppiata tutte le bollicine d'acqua, tutte le cose. Però vi dico, questo qua, la parte è tutta completamente livida. Ieri sera era viola, cioè letteralmente viola. Sto facendo tutte le cure, eccetera. E in più mi hanno dato da prendere anche il Siben. È un integratore alimentare a base di bromelina per appunto aiutare a drenare i liquidi, quindi era più che altro per una questione di gonfiore della zona. Qui anche nessuna bolla d'acqua, nessun problema. Il problema appunto è qui. Sono messi malissimo, sono bruttissimi. Quindi insomma spero questa cosa faccia il suo corso, perché se funziona, ok, ne è valsa la pena, giusto? Questo qui è il primo, scusate se vi devo far vedere così, ma così sono. Ci sono anche un sacco di crosticine proprio. Però questo non era il peggiore con le bolle d'acqua. I peggiori sono stati questi due, che erano proprio pieni di bolle d'acqua, soprattutto la manina questa qua. E quindi insomma adesso stanno messi così. Oggi li ho scoperchiati del tutto. Stamattina ho fatto la mia medicazione, ho messo la crema quella ristrutturante per la pelle, poi ho messo il Gentalin. Quindi oggi è la prima giornata che li lascio proprio liberi senza tutta la garza. Ieri io la dovevo tenere per forza, anche perché continuava a uscire il sebo dentro le bolle d'acqua e non era il caso, perché mi si attaccavano tutti ai vestiti. Non era igienico prima di tutto. E quindi sì, oggi le lascio così, almeno si cominciano a seccare un po'. Il 9 devo partire, devo appunto andare da Alessia in Scozia. In realtà il problema è la valigia, perché io mi devo portare questo borsone e basta. Lo so, sarà una sfida non immane di più. Voglio vedere come sto una settimana con questo borsone, ma va bene. Più che altro skincare e trucchi, perché poi vestiti, nel senso, uno no, si adegua. Quindi sarà veramente una challenge. E se dovevo mettermi a portare anche tutte le cose per fare la medicazione e creme e cremine, non finivo più. Poi, appunto, essendo un bagaglio non da stiva ma a mano praticamente, non doveva superare un certo tot. Ma il sole che sta facendo esattamente su e giù, va bene. Speriamo di risolvere. Per quanto riguarda invece il telefono, la volta che sono andata, che ho ripreso con il laser ha anche colpito le fotocamere dell'iPhone. E quindi praticamente mi si formavano queste macchioline verdi. In parte penso ve l'ho anche detto nello scorso vlog. Ieri sono andata a sentire da Apple e mi hanno detto di portargli il telefono in assistenza e lasciarglielo 3-4 giorni. Io ci lavoro col telefono, quindi capite che 3-4 giorni sono tanti e quindi devo trovare una soluzione. Quindi lunedì lo vado a portare e appunto spero me lo ridiano in tempo. Tutto incastro, è tutta una corsa contro il tempo. Cosa volevo fare nel video di oggi? Invece di riprendermi la mia classica giornata, che ok, tanto insomma sappiamo che non è che sia così entusiasmante, leggo sempre che vi faccio compagnia durante il pranzo, durante la pausa studio, quindi mi fa più che piacere ovviamente, anche se YouTube è stronzetto, passatemi il termine, e ovviamente ad alcuni non esce il video nella home, ad altri è, però vabbè, non ci pensiamo. Quindi oggi volevo farvi vedere 3 colazioni, se siete a dieta o se comunque volete stare in forma, mangiare qualcosa di nutriente e sano che vi riempia alla mattina per bene e vi porti fino al pranzo in serenità. Diciamola così, ve l'ho venduta.
E quindi insomma le colazioni che preferisco fare, tra cui il fit tiramisù, quello che insomma vi faccio vedere spesso, vi ho ripreso sia su TikTok sia, però magari lo volete vedere qui meglio, quindi poi lo facciamo insieme. Vi faccio vedere una mug cake, che è quella in tazza, tutte cose veloci che potete farvi anche la sera prima per poi mangiarle a colazione e avete fatto. Insomma, non ci sono scuse per dire ok, no, mangio i biscotti o la merendina perché è più facile la mattina, vado di corsa. Se uno si porta avanti anche appunto la sera, non c'è questo problema. La terza, diciamo che è bonus. Sto ancora cercando di capire quale farvi vedere. Vediamo, vediamo. Quindi ora finisco di montare il video e poi andiamo a comprare tutti gli ingredienti. Vedo cosa manca, insomma, per fare queste cose. Allora, oddio, dove sto? Sono appena tornata a casa. In realtà è tardissimo perché sono le 3:20 esattamente. Comunque vi faccio vedere. Alla fine sono stata da Teddy, che è questo negozio qui, e ho preso un po' di quadretti, un po' di cose. Non c'erano quelli che volevo io. Credo come misura vadano bene per le foto che ho fatto stampare. Che PS, io ho fatto l'ordine il 31 di gennaio e ancora mi devono arrivare. Cioè sono letteralmente 18 stampe foto che non ho capito perché ci abbiano messo così tanto. Comunque ho preso 7 quadretti così, che sono quelli classici, che metterò qui in questa parete qua dietro, e questi sono 21x30, quindi le stampe appunto quando mi arrivano le metto lì insieme poi a quelli che ho anche lì sopra. Poi ho trovato questo a 5 euro, che era troppo carino, è la griglia quella per appendere le foto con le mollettine. Infatti ho preso anche le mollettine queste qua bianche, che vorrei mettere qua al lato del computer, però devo vedere se c'entra effettivamente. Io ho preso roba, poi vediamo dove sistemarla. Poi vabbè, mi sono fermata al Todi, sto ripresa qua col cioccolato fondente. C'erano le noci, le mandorle. Strano davvero, perché non so se è da quando l'ho detto io, ma vanno sempre a ruba e sono buonissime. Poi ho preso questi, che sono dei barattolini per mettere le creme, sempre per il discorso di stamattina che devo partire, devo portare il bagaglio a mano, le cose. Quindi magari mi metto un po' di robina qua dentro, sempre se non si aprono. Devo vedere, perché in teoria sarebbero per la pittura, però mi ispiravano, costavano 1 euro, via. E poi ho preso questi qua, che sono i washi tape glitterati, perché adesso che sono entrata nel giro delle photocard, tra l'altro anche lì poi uno di questi giorni vi faccio un discorso perché ho trovato dei commenti che non mi sono piaciuti molto, vorrei aprire questo discorso, ma vabbè, comunque dicevo, photocard eccetera, quando poi le spedisco è carino metterle con tutti questi nastrini colorati. Io in realtà già li avevo, però questi qua, boh, 5, 1,50 euro si può fare. Ovviamente poi ho preso le cose per fare le nostre ricettine, quindi ora mi metto un attimo comoda perché sono rimasta vestita praticamente. Oggi mi ero messa i jeans neri, questo maglioncino che è troppo bello di Shane, che ho preso un botto di tempo fa, quindi non mi chiedete codici e cose, però vedete è tutto fatto a color block, poi è super morbido. Le Vans, quindi sì, mi metto comoda e poi ci mettiamo a fare le ricettine. Non vi ho fatto vedere queste, le cose che ho preso dal cinese. Allora, bustine, sempre per mandare i freebies quando comprate le cose su Vinted. Poi queste sempre per le photocard, perché sono più facili da estrarre quando ci metti tipo la linguetta. Poi i pacchettini, questi qua ne ho presi un po'. Queste sono le stelline, mi piacevano un sacco, non lo so da mettere, vediamo come. Eccomi qua, step 1. Ho attaccato questo, mi piace. Ovviamente poi cambierà perché... figuratevi. Adesso ci ho messo giusto qualche card, qualche foto che avevo così a caso. Qui c'è il mio portafoto card, ecco, che appena lo tocchi, come vedete, traballa perché l'ho messo un po' in maniera precaria. Infatti volevo comprare tipo un gancetto per mettere questa piuttosto che poggiarla così sul bordo. E ora devo mettere questi. Il problema è che non li metto qui, ma li devo mettere appunto di là. Che dite? Io sono molto soddisfatta, che almeno ho riempito quella parete, però non è too much, diciamo. Alla fine, vedete, la foto non entrava tutta, quindi ho ottenuto lo sfondo della cornice e ho attaccato col biadesivo le fotine, queste qua che ho trovato dentro l'album l'altro giorno. Poi qui sopra ho liberato tutto e ho messo tutte le robine piccole su questa mensolina, anche se mi disturba parecchio il fatto che, vedete, tipo il Funko Pop va sopra la cornice. Vedete, è più carino se si vede lo spazio sotto. Però poi non so dove mettere questo, nel senso, da qualche parte deve stare. Alla fine ne ho messi ovviamente 4 sopra e 3 sotto, perché loro sono dispari e non si può fare altro. E almeno ho coperto anche tutti quei buchi. Mi disturba che sia rimasto quello lì, però non potevo spostarla più in là, altrimenti scompariva. Quindi sì, abbastanza soddisfatta. Tra l'altro non avevo il martello, quindi mi sono messa a battere
con sto coso, si è tutto bucato. Allora, ricetta numero 1, facciamo il fit tiramisù. Lo potete fare in diverse versioni in realtà. Io utilizzerò i digestive, che sono questi biscotti qua, ci sono anche loro in diverse versioni. Oppure potete usare le fette wasa, oppure ancora le fette biscottate. Poi ci servirà lo yogurt greco. Io utilizzo il Fage, questo qui 0%. Preferisco questo perché viene e rimane più cremoso, però va bene insomma qualsiasi yogurt greco. Miele per dolcificare lo yogurt. Anche qui potete usare sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, eritritolo, insomma quello che preferite. Latte, io utilizzo questo, ormai lo sapete, tappo rosso, che mischio insieme al caffè, questo qui granulare, perché a me non piace l'espresso, insomma quello classico, per me è troppo forte, però altrimenti lo fate solo col caffè. Poi farina di cocco o cocco rapé, gocce di cioccolato, cacao amaro, che io lo faccio tipo stile Bounty per capire, quindi appunto cacao e cocco, però anche qui, cioè, potete sbizzarrirvi, questa è la base. Poi potete metterci le noci, la granella di mandorle oppure la granella di nocciole, veramente lo potete personalizzare in tutti i modi. Quindi prima cosa mi preparo tutte le basi, quindi inizio mettendo in una stolina lo strato di yogurt commischiato col miele. Qua il biscotto lo lasciate un pochino in ammollo, perché comunque questo ci mette un po' ad assorbire i liquidi. Poi lo andiamo a prendere e lo posizioniamo qui. Intanto mi metto già l'altro. Io ne uso generalmente due di biscotti, perché questi sono belli grandi. Poi altro strato di yogurt. Vado a prendere un pochino di cocco rapé e lo metto qui in mezzo. Poi vado con l'altro biscotto. Chiudo con tutto lo yogurt che c'è rimasto. Poi di nuovo altro cocco rapé. Cacao amaro. Io lo sporco proprio così a caso. E gocce di cioccolato, ne metto circa 10 grammi. Questo è fatto, cioè letteralmente adesso ci metto la pellicola, lo metto in frigo. Io per la mattina dopo ce l'ho già pronto. Quindi ci mettete letteralmente 2 minuti, lo fate la sera e state a posto. Ora andiamo a fare la mug cake, quindi ci servirà una tazza ovviamente, che è la base di tutto. E poi anche qui la base è sempre la stessa, quindi un uovo, un po' di latte, farina. Io utilizzerò quella normale, però se l'avete ancora meglio quella di avena, io non l'ho trovata, quindi un po' così. Poi cioccolata, io utilizzo questa all'85% fondente, e anche qui dolcificante a piacere, quindi o eritritolo o miele. Molto semplicemente quello che dobbiamo fare è rompere tutto nella tazza, quindi questo lo potete fare direttamente già la mattina, che anche qui ci mettete 2 minuti più uno di cottura, quindi sono 3 più o meno, neanche il tempo di aprire una merendina. Quindi vado con il mio uovo, o se volete farlo ancora più light, solo l'albume. Vado a mettere un cucchiaino di eritritolo. Poi io la vado a fare al burro d'arachidi. Ora questo qui l'ho appena aperto di Food Spring, quindi c'ha tutto l'olio sopra, lo devo un attimo mischiare. Però invece il burro d'arachidi potete usare anche una crema spalmabile, magari una di quelle sempre proteiche. Vado a mettere un cucchiaino anche di questa. 2 cucchiaini di latte. A vostra scelta ovviamente. Mi sono scordata una cosa: se volete potete mettere anche il lievito, io lo evito di base quindi non lo metto. Poi più o meno dovrebbero essere 4 cucchiaini di farina. Mischiamo il tutto con una forchettina. Ho preso il pezzetto di cioccolato fondente, l'ho incastrato in mezzo e ora lo vado a mettere in microonde circa a 600 watt. Il mio ad esempio arriva fino a 500, ma va bene lo stesso, per 1 minuto. E lo lasciamo andare così. Vi posso assicurare, non sembra carino alla vista, ma è buonissimo. Volevo farvi vedere il pezzetto di cioccolato in mezzo sciolto, ma sai che con una mano non riesco, esce solo calore. Così magari lo riuscite a vedere. Sostanzialmente è una di quelle cose brutte, ma buonissima. In questo caso ci serve sempre lo yogurt greco, eritritolo, albume, farina, anche qui in realtà quella d'avena, gocce di cioccolato, questa è la base come al solito, poi potete personalizzarlo, farlo, che ne so, alla cannella, metterci anche qui le noci oppure la banana. Come dosi io utilizzo circa 200 ml di albume, 50 g di yogurt, 3 cucchiaini di eritritolo o appunto dolcificante. E intanto vado a mischiare questi ingredienti. Quando si amalgama tutto bene e vi fa questa sorta di schiumetta, possiamo mettere la farina. Qui vado a occhio di solito, però a me ad esempio piace la pastella dei pancake un po' più lenta, quindi io la lascio sempre un po' così morbidina. Intanto preriscaldo la mia padellina antiaderente, ungo la padellina con un po' di olio di cocco, io metto circa 2 cucchiai per pancake e sopra ci metto qualche goccetta di cioccolato. Abbasso un pochino la fiamma e quando si formano le classiche bollicine posso flippare il mio pancake.
Vi faccio vedere il momento flip. Perfetto. Guardate che belli questi pancake. Tra l'altro sono super soffici e buonissimi. Ne ho già assaggiati due. Ne vengono fuori un po'. Diciamo le dosi che vi ho dato sono per circa almeno due persone. Quindi questa era anche la nostra terza ricettina. Ovviamente fatemi sapere se proverete tutte o una. Non so quale vi ispira di più. I cambiamenti che avete fatto. Così ci scambiamo un po' di versioni differenti. E nel mentre io sto preparando anche la cena. Quindi qua ci sono le mie zucchine grigliate. Sto recuperando il video di Elisa True Crime. Ho appena finito di impacchettare delle cosine di Vinted. Qua stavo appunto finendo ancora di vedere il video di Elisa, che dura tantissimo, sono 3 giorni che sto cercando di finirlo. Nel mentre mi sono anche lavata i capelli finalmente, ero arrivata ad un punto veramente di non ritorno. Tra l'altro guardate quanto si sono allungati. Le vitamine di Airbus, ragazzi, funzionano, cioè sono proprio una garanzia. Detto ciò, prima mi sono mangiata le ricette praticamente che ho fatto, che vi ho registrato. Mi sono mangiata appunto con due pancake, la mug cake, tutto cake. Quindi alla fine non ho cenato, cioè sono le 10. Che ore sono? Le 10:24, non ho cenato, ho fatto altre cose e via. Detto ciò, penso in realtà per oggi ci salutiamo qua. Anche perché adesso volevo vedermi su Prime Video LOL 2, che è uscita la seconda stagione. E poi volevo mettermi ad iniziare appunto a montare questo video, così domani ve lo faccio uscire. Detto ciò, spero abbiate passato un'ottima giornata in compagnia, non lo so. E vi mando un bacio grande e ci vediamo domani.